questo è un primo passo verso una diffusione della digitalizzazione dei servizi, che ovviamente deve essere fatta utilizzando quelle che sono le, diciamo, le tecnologie più aggiornate e l'impiego delle edicole come chiosco telematico e anche di aiuto rispetto anche a quelle persone che non hanno tanta facilità a poter accedere direttamente all'approccio digitale. Questo uso è molto positivo e dà anche una nuova funzione alle edicole che diventano veramente un chiosco digitale, uno strumento di supporto ai servizi per i cittadini. Ecco il primo certificato anagrafico in edicola. È stato emesso simbolicamente per l'assessore alle attività produttive Teresa Armato in un'edicola del Vomero in via Scarlatti. Da domani sarà possibile farsi stampare certificazioni di stato civile e anagrafe, come nascita e matrimonio, residenza, cittadinanza e stato di famiglia, al costo di 1,50 euro presso le 23 edicole che hanno fatto richiesta e che coprono tutte e 10 le municipalità. L'elenco sarà online sul sito del Comune di Napoli, ma il Comune invita tutte le edicole interessate ad aderire. Si tratta quindi di un servizio aggiuntivo offerto dal Comune di Napoli. Ricordiamo ai cittadini, infatti, che è già attivo e molto efficace quello per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e di stato civile in modalità telematica e gratuita sul sito del Comune di Napoli, un altro modo per non doversi recare agli sportelli. Una maggiore digitalizzazione ci consente di dare servizi con meno personale e noi ci stiamo organizzando anche per questo, anche per altre funzioni del comune. Poi c'è il ruolo molto importante delle edicole. Io ringrazio molto anche le associazioni degli edicolanti perché siamo il sindacato degli edicolanti, perché insieme possiamo veramente dare un ruolo nuovo alle edicole e quindi sostenerle anche rispetto alla crisi della vendita dei quotidiani e mantenere questo presidio di servizio e di civiltà nella nostra città. Speriamo che non sia solo questo tipo di servizio, perché cercheremo di allargarla anche ad altri servizi, in maniera tale che si rende l'edicola un punto centrale non solo per l'informazione che deve rimanere comunque l'identità principale dell'edicola, ma in più essere un servizio utile alla cittadinanza. Io mi auguro che tante altre edicole, tutte le edicole della città vogliono aderire a questa iniziativa, perché appunto va incontro alle esigenze dei cittadini, ma anche perché dà un altro ruolo, un nuovo ruolo alle edicole che spesso si lamentano perché con diciamo, la restrizione ormai del numero di copie vendute dei giornali magari è più difficile mantenersi in esercizio.